Arrivando in parrocchia a Usokami, una delle cose che colpisce maggiormente in questa vasta e articolata comunità cristiana è il profondo spirito di preghiera, alimentato soprattutto dalla corale partecipazione alla Santa Messa feriale e alla liturgia delle ore, le lodi e il vespro cantati sempre con grande proprietà. È una delle tracce più evidenti della numerosa presenza vocazionale delle minime dell'Addolorata. Le suore di Mtakatifu Clelia, come sono chiamate, sono presenti dalla prima ora, cioè da quando nel 1974 i preti della diocesi di Bologna raccolsero il testimone dei missionari della Consolata. Oggi le comunità si sono moltiplicate. Oltre alle comunità della missione, la comunità della Casa della Carità, la casa per le aspiranti, quella per le postulanti e la comunità di formazione del noviziato, per il lungo cammino compiuto dalle numerose giovani che manifestano segni di vocazione. La vita è una vita praticamente di famiglia, di stile africano, nel senso che le giovani sono impegnate nello studio e anche nel lavoro, e anche nel lavoro della campagna, perché insomma per guadagnarsi tantino il pane quotidiano. Ecco, quindi abbiamo dietro questa casa una grande campagna, vero, che aiutati anche da altre persone che accogliamo per aiutare veramente, insomma, è praticamente facciamo così. Ma anche l'impegno apostolico delle minime si è moltiplicato, con una presenza nel villaggio di Ukumbi, sempre in parrocchia di Usokami, e nel villaggio di Cita, in diocesi di Mahenge. È dal 1985 che la congregazione, nata alle Budrie di Persiceto, dal carisma di Santa Clelia Barbieri, ha deciso di accogliere le giovani africane che chiedevano di appartenere alla famiglia religiosa. Un percorso di diversi anni, che si fonda innanzitutto sulla formazione umana. Donne equilibrate e mature, che sappiano provvedere al proprio sostentamento per dedicarsi con semplicità al servizio della comunità. Catechesi, assistenza ai malati, educazione e formazione sono gli ambiti privilegiati del loro impegno apostolico. Da diversi anni è attiva anche una scuola di economia domestica, che rappresenta una risorsa umana straordinaria per l'intera comunità di Usokami. Alcune centinaia di donne ormai hanno frequentato questo corso di un anno, super intensivo, lontane da casa per tutto il tempo necessario, una scuola che non rilascia nessun titolo di studio, ma per la quale esiste una numerosa lista d'attesa. Non abbiamo né diploma né niente, è un aiuto alla parrocchia, sono di tutti i villaggi, non è di Usokami, tutti i villaggi della parrocchia che sono 18, noi ne abbiamo. Tre di qua, tre di là, quattro di là, facciamo una cernita, le prendiamo così per i più bisognosi, ci sono dei casi che li prendiamo perché c'è dei bisogni, ma in quei casi che è così. Le giovani imparano e mettono subito in pratica nei locali della missione i principi dell'igiene personale e familiare, la cucina, il cucito, con un'attenzione prioritaria per la vita spirituale e per le tradizioni locali molto sentite che regolano molti aspetti della vita sociale. Un'attenzione alla donna che si è rivelata preziosa per la formazione di famiglie sane e robuste.